Un saluto a tutti da Tony89. Quello che voglio portare oggi è, come state vedendo, non Gran Turismo 7, ma questo è il primo episodio di una serie che vi voglio portare sui Gran Turismo Review, ovvero una serie in cui andrò a fare una recensione di tutti i Gran Turismo del passato, a partire da questo che, come potete immaginare anche dalla grafica un po' squadrata, è Gran Turismo 1. Vedete anche alcuni riferimenti. Questo è un riferimento a Gran Turismo 4, poi ripreso in Gran Turismo 4, perché questo ovviamente è uscito prima, della striscia con la foglia che si muoveva. Questo è il camion che apre il portellone, che c'è anche in Gran Turismo 7, gli spalti. Insomma, molti riferimenti poi sono stati ripresi da Gran Turismo 1 per i futuri Gran Turismo. Io mi ricordo in particolare che andavo a giocare questo Gran Turismo a casa dello zio di mio amico, perché io non avevo la PlayStation 1, una grave mancanza nel mio curriculum. Sono stato sì e no in quarta o forse quinta elementare. Una cosa che mi ricordo, che voi, molti di voi magari che sono più giovani di me, sembrerà strana, ma rimanevo abbagliato dalla grafica di questo gioco. Come vi dicevo, chi magari tra di voi avrà 20 anni, ovviamente avrà iniziato la sua storia dei videogiochi con dei prodotti che avevano già una grafica molto migliore di questa, però io vi assicuro che a suo tempo queste immagini che state vedendo adesso, che poi sono più o meno anche quelle del gameplay di gioco, erano davvero notevoli. In particolare io mi ricordo che questi riflessi che si vedevano sulle carrozzerie e sui vetri delle auto erano qualcosa che mi lasciava veramente a bocca aperta. E poi di contorno c'erano anche, come vedete, il fumo dalle ruote, c'erano i sound che erano diversi per ogni auto, si potevano sentire le auto turbo con le turbine che soffiavano, lo stridio classico degli pneumatici di Gran Turismo. Insomma, era veramente un buon prodotto e è stato di fatto, per me, come per anche molti altri, il primo amore, diciamo così, mi ha fatto innamorare della serie di Gran Turismo. E oltretutto me l'ha fatta conoscere, perché poi dopo Gran Turismo 1 non mi sono più perso nemmeno un'uscita. Come state vedendo, nella grafica un po' quello che è, e ci potrebbero anche essere dei piccoli glitch, però sto utilizzando un emulatore per PlayStation 1 sul PC, cosa che farò anche con l'emulatore PlayStation 2 per le future puntate. Poi invece per quegli episodi che sono usciti su PlayStation 3 andrò a procurarmi una PlayStation 3. Andiamo subito a fare un giro. Io mi ricordo che c'era un'auto che era quasi proibitiva, nel senso che quando giocavo con il mio amico non si poteva scegliere perché era troppo veloce ed era proprio questa. Può cambiare anche il colore. Ovviamente la guidabilità è a zero, quindi sicuramente abbiamo qualche problema. Allora andiamo a farci un giro giusto per andare a far riaffiorare i nostri ricordi e andare a fare una valutazione anche della grafica, della fisica, insomma, di questo gioco. Allora, al momento devo dire che sicuramente ci sarà qualcosa da regolare nell'emulatore, perché la grafica, come state vedendo, è molto molto tremolante.
e quindi si fa un po' fatica a correre. Sto anche un attimo abituando ai comandi, anche perché sto usando le frecce qua, o sterza tutto o non sterza niente. Vediamo comunque se riusciamo a recuperare qualche posizione. La grafica al suo tempo era qualcosa di veramente bello da vedere. Mi dispiace un po' che l'emulatore abbia qualche problema, perché comunque non... Il gioco originale comunque non saltellava in questa maniera. Purtroppo non è una PlayStation 1 per andare a portarvi direttamente il prodotto originale. Come fisica, la fisica era buona, vedete che le auto sbandavano, quindi si differenziava sicuramente dai prodotti più arcade. Chiamarlo prodotto simulativo forse era un po' troppo, perché poteva andare tranquillamente a muri con il classico effetto rimbalzo di Gran Turismo e andare a vincere le gare. Vediamo se riesco a vincere questa, anche se dubito perché sta andando un po' a campi. E che sono le ultime curve, forse ce la facciamo, ragazzi. Ma sì, dai, rettilineo finale, qua andiamo via tutti. E sono belli lontani, siamo riusciti ad arrivare primi, dai, non male. Mi dispiace che ho avuto qualche piccolo problema grafico con questi saltellamenti, che dopo, quando è terminata la gara, sono terminati anche loro. Però vabbè, sicuramente molti di voi avrò aperto qualche cassettino della memoria di questo gioco. E anche i replay comunque non erano niente male. Ora comunque direi che possiamo uscire, andiamo a vedere anche com'era il menu del Gran Turismo, nella modalità Gran Turismo. Allora, uscita. Dai, mi è piaciuto fare questa gara, mi ha ricordato i tempi in cui giocavo con il mio amico. Andiamo alla modalità Gran Turismo. Qui ovviamente c'è il più classico dei menu, che poi ovviamente si sono evoluti, ma un po' questo stile è stato mantenuto. C'era la vostra casa, quindi autofficina, carica e salva. Si potevano fare degli scambi perfino con la memory card. Poi c'erano altre cose interessanti come autolavaggio, test vettura, le patenti. Se non sbaglio c'erano tre patenti. Infatti c'è la patente BA e internazionale tipo A. Non penso se ne sbloccassero altre dopo questa. E c'erano diversi concessionari, tra cui qualcuno era qualche concessionario inglese come la Aston Martin, la TWR. Poi vedrete diversi ovviamente giapponesi, Mazda, Toyota, Nissan, la Honda, la Mitsubishi, la Subaru qui. E poi c'era la Chevrolet. Il gioco a livello di numeri portava 180 auto, quindi un buon numero considerando che Gran Turismo Sport è partito con 168 auto, e purtroppo solo 11 tracciati, compresi anche di versione reversa. Quindi la pecca sicuramente erano i contenuti, perché 11 tracciati erano veramente pochi. Come livello di auto vedete che c'erano molti modelli a disposizione, vedete la Fair Lady, l'R33, l'R32, tutti riprodotti veramente in maniera dettagliata. C'erano anche le auto usate, potevano andare a acquistare delle auto usate, come vedete la Silvia S13, la Primera, un R32, la Pulsar del 91. Quindi a livello di contenuti si divideva un po', perché come auto c'erano diversi anche modelli speciali, questa bellissima tra l'altro, la Nismo GTR LM, bellissima.
però a livello di piste erano veramente poche. Quindi, andando a fare un riassunto finale, io direi che a livello grafico era veramente molto buono, spingeva veramente al massimo la PlayStation 1 e gli darei un 8,5. Poi un altro passettino comunque l'avrebbe fatto con Gran Turismo 2, quindi non me la sento di dargli di più. A livello di fisica gli darei un 7,5, perché comunque faceva meglio di molti altri titoli. Però ancora secondo me anche come fisica si poteva fare meglio, c'era ancora questo effetto rimbalzo, anche se altri aspetti delle macchine come la perdita di controllo, il sovrasterzo soprattutto in quelle posteriori era riprodotto abbastanza bene. A livello dei contenuti, come vi dicevo, la grande pecca erano le piste, che erano solo 11 e quindi gli darei un 6,5. Complessivamente quindi gli daremo un 7,5 in generale, dai. Magari qualcuno, qualche amante della serie potrebbe storcere un po' il naso, però dobbiamo riconoscere che non era un prodotto perfetto, anzi tutt'altro, però sicuramente è quello che ha fatto conoscere Gran Turismo a livello mondiale. Si andrà a classificare probabilmente in fondo quando finiremo di fare le recensioni di tutti i titoli, però diciamo che è stato un titolo importante per la saga e, ad esempio, anche dal mio punto di vista è così che ho conosciuto Gran Turismo, proprio con Gran Turismo 1. Spero vi sia piaciuto questo video, se vi è piaciuto mettete un like e se volete rimanere aggiornati su altri contenuti di Gran Turismo, soprattutto Gran Turismo 7, ma anche altri titoli della serie, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina. Ragazzuoli, noi ci vediamo in un prossimo video e un super saluto da Tony89. Ciao ciao!